Salve onorevoli, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su Baldur's Gate 3. Come sempre, io sono l'Arax di Cormaris. E con questo bellissimo sottofondo, nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati con la chiacchiericcio generale, fondamentalmente nel campo. E ora, grazie a Dio, era il momento di andare a fare la nanna e avventurarci verso Baldur's Gate. Se vedete che ho un po' meno vita è perché ho provato un po' a arrampicarmi sui tetti e sono caduto sfracellandomi un po' le ginocchia, ma questo è un caso a parte. Quindi con questa bel sonnellino. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the Chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain and by extension the Chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is, a plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. And what then? You are prone to impulses as uncontrollable as the gods themselves. Will you even have a say in what you do? Will you liberate the true souls from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Non ne ho idea. Your blood swims hot at the very prospect. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Ah, ecco perché non fa per me. Perché si allontana il prisma di merda? I Getienchi. Ma dei monaci, seriamente. Fatto si ti rompi i coglioni. Ok, dispiace. Perdonami. Ok. Perché hanno aperto qui un portale astrale? Vieni considerato un nemico. Oddio, quanto li odio i monaci. Non fanno nemmeno tanti danni, però si divertono a buttare sempre giù le persone, come vedete. Poi loro sono stronzi perché non danno psichiche, fondamentalmente. Lotta per raggiungere il portale. Ok. Che cazzo di razza siete? Getienchi. Oh, che palle. Siete che livello? Livello 9. Che bastardi che siete. Quindi sono praticamente quasi immuni agli attacchi, fondamentalmente. Però guardate, Lazael me l'ha. Lazael. Cosa me l'hanno tirata quasi giù, praticamente. Ok, mi vai anche di un'altra bella emozione. Mia emozione. Cosa? Pronto? Ok, si sì, è tutto un attimo un po' tanto buggato, fondamentalmente. Che palle che ti prendo in mezzo. Ho il vago presentimento che nonostante tutto loro continueranno a uscire e a cagare il cazzo. Ok. Però
percezione del divino. Ma ti dico che mi dai anche, visto che ci siamo. Accedere al 7° livello più alto non fornisce benefici aggiuntivi. Vabbè, ok, dallo a me. Allora, sì. Voce dell'assoluta trasformazione. Il cervello di quest'entità è torturato dai capricci dell'assoluta. Meno 2 intelligenza, saggezza, carisma e subisce uno 6 danni psichici alla fine del turno. Figlio di puttana. Figlio di puttana. Quindi questo significa che con tutta probabilità. Ma che poi cosa c'entrano i Defiant? Cosa c'entrano i Defiant in tutto questo con. Dai, dammi di nuovo i pugni. In realtà posso raggiungerlo molto velocemente. Basta direttamente usare passo velato per andare direttamente qui. Ok. Globo cromatico. Di. Tu cosa sei resistente? Nessuno. Il fuoco non gli ha fatto danno. Quindi proverei elettricità. Perfetto. Ok. Beh, è andata nella maniera giusta. Arrivi lì probabilmente. Dai anche natura. Ok. Mi usi passo velato. Per arrivare qui. Ok. E ti dirò che tu ti becchi una bella benedizione di cattiveria proprio. Mi spiace dover tipo rompere l'accampamento. Perfetto, mi metto anche vicino a te. Yesu, via. Qualcuno ci ha provato e ha fallito miseramente, a quanto pare. Possiamo usare poi di cattiveria, anche perché tanto andremo a dormire, quindi. Che cazzo se ne frega oggettivamente. Dai, che bastardo, come fai a mancarmi le frecce? Ok, mi passa il turno. Tu logicamente ti avvicini a me. Era chiaro e scontato, non puoi spingere. Che due coglioni. Devo almeno steccare uno, eh. No, dai, la palla di fuoco mi sembra esagerato. Però un altro bel globo cromatico che ho visto che è particolarmente interessante. Non tanto il globo cromatico. Dardo di luce, non è male. Mancato, appunto. Faccio un bel saltino qui. Ok. Fammi salvare perché una mazzata gliela vorrei dare. Però dobbiamo arrivare al portale prima della fine del turno. Ma una mazzata gliela voglio dare. Quindi 5,73, 5 e 74. L'ultima mazzata. Dagliene un'altra. Perfetto, prendi il portale. Oh, mani lavate. Meno uno l'abbiamo tolto dal cazzo. Dove cazzo, io ripeto, dove cazzo sono usciti i monaci Getienchi ora? Perché sono l'unico stronzo in armatura qui in mezzo? Già.
Perché ci hai attirato qui se quel posto sta per esplodere? Ah, lo stanno prendendo a pugni. Bene. È un po' troppo tardi. E ora? Where's our dream guardian? I'm here. Help me. I'm under attack. Aiutiamo i nostri cervellini. Don't burn yourself. Veloce. Ma che poi perché? Ah, ecco, allora voi siete entrati in armatura alla fine. No, troppo distanti, vabbè, ma avviciniamoci, chi se ne frega. Ok, capita alla nostra cara amica. Perfetto. Lo manchi? E invece no, lo prendi come? Ok, un altro colpetto. Meraviglia che il nostro sogno onirico ha dei Mind Flayer dalla sua parte. Ah, c'è lei. Ok, ossa tremante. Chi è? Succhia. Movimento. Perché? Bugia, dai. Ma se provo tipo a spingerla giù? Ci sarà qualche cosa che mi permette di spingerlo giù? No, vero? Io mi ricordo che avevamo qualche virtuosismo che ci permetteva. Ah, spingerlo via di 6 metri. Vatti a fare un bel giro, dai, se ci riusciamo. Affanculo. Ho detto vatti a fare un bel giro. È inutile, vero? Figlio di puttana. Ok, dimmi che tu riesci a spingerla via, perché in questo caso non conviene fare chissà che cosa. Spingiamola giù e pace. Adieu. It's not over. Come to the skull. Tu dove cazzo sei? Ok, qui serviva decisamente Lazarus in tutto questo. Ah, mi stai dicendo che loro non hanno nulla. Loro non hanno assolutamente nulla di utile. Ok. Veloce. Dai, ragazzo. No, ma perché sbaglio sempre roba? Che cazzo sta succedendo? Ma che cazzo ho visto? L'imperatore Itild. E tu chi cazzo sei? Ma io dovrei combattere contro chi a favore di cosa? Da una parte abbiamo un Mind Flayer, dall'altra abbiamo i Getty Enki, cioè oggettivamente non mi stanno simpatici né uno né l'altro. Già. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you.
I am the one that came to you in your dreams. Ma mi prendi per il culo, dai. Me. Era questa la battaglia che stavi combattendo. The honor guard. Eliminate them. My forces are weakened by their assault. But with your help, we can turn this around. Ma quindi lui vuole liberare il cervello. Ma quindi quello vaffanculo è Orpheus, quello nella sfera, mi stai dicendo? Non era morto? Devo capire tutto. Ok. Despite your best attempts to be subtle, the mind flare's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a walk pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. Beh, effettivamente è vero. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Poi non è accomodati pure, sì, mio ospite. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. No, vaffanculo. Happy? Now, join me. Fight! No, non mi ispira. Non mi ispira per un cazzo. 5.75. Io non capisco. Non so che. Non ho i dettagli. Non so nulla. È vero che fino ad ora ci ha aiutato, ma potrebbe essere semplicemente un grande piano per liberare il grande cervello. E visto che tutti i parassiti sono già stati immessi, trasformare tutti in mind flayer. Dall'altra parte non voglio stare dai Githyanki, perché fino ad ora mi stanno sul cazzo. E secondo, non so chi è lui, che cos'è tutto questo. Io mi unirei alla battaglia dei mind flayer, perché non abbiamo molte altre possibilità. È l'unico stronzo che conosciamo. Ho salvato, vero? Sì. Ok, sì, sono andato a controllare per sicurezza. Però non ne ho idea, mi sento troppo in... Direi di sì, che ci uniamo, ma prima voglio vedere cosa succede se dico no. Without me, you will perish. E aspettiamo di nuovo. Che due coglioni. È impossibile vincere questo scontro nelle condizioni in cui siamo. È impossibile. Allora, ora ci siamo preparati in pompa magna e vaffanculo, cioè... No! Without me, you will perish. Scommettiamo? Ora, sono più che preparato. Sono più che incazzato. Iniziamo. Mi crei qui una bella nube. Così loro, insomma, saranno tutti bellamente confusi se dovranno e proveranno ad attaccarmi. Ok. Falliamo pure. Iniziamo da Dio. Iniziamo veramente da Dio. E ti nascondi. Così almeno loro proveranno a uccidersi tra di loro e ci metteranno anche più tempo per trovare ogni singolo loro strano robo che proveranno, insomma. Non so quanto durerà la nebbia, non l'ho vista. Oh. Puttana. Certo, effettivamente l'imperatore senza di noi sarebbe tremendamente... praticamente morto. Ok. E oggettivamente apprezzo tantissimo che la nostra
piccola, come dire, diverbio ci abbia portato in questa condizione anche abbastanza divertente. Peccato che qui è tutto barricato, quindi volendo non li possiamo far volare giù, ma li possiamo, come dire, benedire. Li benediciamo di cattiveria, decisamente. Intanto mi aumenti la mia classe armatura. Ok. E secondo, vabbè, finisce semplicemente solo un po' più indietro. Una bella benedizione di livello 4, ti piacerebbe? Seriamente! Ok, mio caro cuore oscuro, mi serve che mi crei una bella zona. Com'è impossibile raggiungere? Che cazzo stai dicendo, porco Giuda? Dov'è il nostro amico? Azer, dovresti tipo entrare un po' più vicino alla battaglia. Ma a parte questo, animali morti, zombie. Perché no? Ok, è pur sempre una carcassa che aiuta. Dai lo scudo di fede su Carlaia. Se vieni da noi a colpire, ma proprio se sei figlio di Troia. Oddio. Come sei tremendamente noioso. Ok, gli dai scatto. Tu, boh. Se ti provo a fare un saltino qui, mi vai meglio. Dai, che ce la fai. Perfetto. Come risorse insufficienti. Perché hai perso la tua azione? Mi servirebbe spingere l'imperatore di là, così evito loro stronzi che vengono dalla mia parte. Perché preferirei di più che si ammazzano tra di loro, invece no. Invece no. Vengono tutti a cagare il cazzo a me, oggettivamente. Oh, prenditelo in culo. Grazie per la fenice puttana di tua madre. Ok. E direi che onda tonante. Ti prego, dimmi che funziona. Te ne prego. Oh, ottimo, perfetto. Perfetto. A parte questo, mi dai una bella parola di guarigione di livello 3 su Cuore Oscuro, decisamente. E mi fai muovere qui, fondamentalmente. Ok, passiamo il turno. E in tutto questo, quante possibilità abbiamo? Proietti un'illuminazione così spaventosa da impaurire i bersagli e costringere a lasciar cadere gli oggetti che impugnano. Saranno più facili da colpire e non potranno muoversi. Sarebbe fatto male, tra l'altro. Scheletro. Ma onestamente io preferisco gli zombie, se devo dirla tutta. Quindi io andrei avanti con l'evocare zombie su zombie. Spazio non sufficiente perché siamo al massimo. Charm su persone nemmeno mi conviene. No, invece qui ora mi conviene fare una cosa molto saggia, che è diventare guardiano spirituale. Vai. Perfetto, a saperlo mi avvicinavo un pochino di più. Lei ha scudo della fede, no? Oh, perfetto. Per quanto riguarda te, innegabilmente mi vai in furia. Ok. Vediamo di staccare lui.
Perfetto, mi dai poi un'azione pure bonus, così ora che abbiamo molta più vita diventa molto più divertente steccarli, se notate. E anche oggettivamente molto più pratico, diciamo la verità. Se ti do un salto mi vale come azione. Prima di tutto sperare sul fatto che allora riescano a steccarlo. Intendo lo zombie a colpire lui. Difesa alta. Proviamoci comunque. Che bello, è diventato pure lui uno zombie. Mua, bello di papà. Bello di papà. Ah, lui tra l'altro è uno zombie alleato. Ma cazzo, gli manchi quello steso per terra. Ok, 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 ok. È molto più semplice di quello che credevo. Bastava un minimo di strategia, oggettivamente. Un minimo di strategia ben piazzata. Ok. Non tanto questo, andiamo sempre di freccia. Ok. Ma perché nessuno l'attacca? Ma certo che vai di attacco di opportunità. Un cazzo, solo puoi pensare di permettergli di fare una roba simile. Non ho capito questa strategia esattamente. Ora l'ho capita. Quando la vuoi smettere di continuare a colpire gente, con calma. Ma che colpo di merda. Ok. E ora che andiamo di giuramento di inimicizia. Tanto il Mind Flayer fondamentalmente è un mago, quindi non avrò grandi problematiche nello steccarlo. Andiamo di. Dove sono finiti i miei colpi incantati? Eccoli qui. Tutte le mie bellissime punizioni. Oh, come ci si sente, ragazzo mio? Vediamo di livello 2, una ce la teniamo per i Mind Player. Perfetto. La andiamo a colpire di cattiveria. Perché preferirei farla. Farla crepare il più velocemente possibile. Fallendo miseramente, ottimo. No, non iniziare con i tuoi spalpolita. Ma che figlio di puttana che sei. Succhia. Ok. Perfetto. Se provo a lanciargli un cadavere addosso? Yeah. Ah, puttanella! E ora io mi diverto, ma mi diverto con accidia proprio. Ok. 45% di possibilità di colpire, ma... Ok, cioè praticamente tutti lo colpiscono. Questo qui per muoversi dovrà oltrepassare 150 robe di difesa. Dimmi, come fai ad avere il 40%? Cioè spiegamelo oggettivamente. Cosa succede che tu dici cazzo il 40? Ah ecco, ora ne abbiamo molto di più. Ma non possiamo avvicinarci. Perché mai? Ora puoi colpirlo, no? Non ci credo, puttanella. Non ci credo per nulla che sei tu a tenermi in vita. Oh. Quello lì è quasi crepato. Virtuosismo 50. E uno è andato via. L'imperatore che fa? L'imperatore rimane per terra. Posso dire che non mi convince. Non so se è prestabilito che vada così, ma noi conosciamo la storia di Orpheus. Ma io volevo schiavizzare Orpheus. Your reluctance to help nearly cost us everything.
You saw reason. No, è bugia. Don't look at me like that. I'm a mind flayer, yes. And the one who saved you again. Of all the things to be indebted to, a bloody mind flayer. Ma io non volevo salvarlo. Quindi tu mi stai dicendo che mi dovrei semplicemente impegnare nell'attaccare lui e nello sterminare tutti. E me lo dici solo ora. Puttana tua madre. Ora ragazzi, abbiamo riprovato di nuovo questa cosa, non la capisco. Quindi se io ammazzo direttamente Mind Flayer, teoricamente... Ecco. Sound like a death knell in your mind, tolling for the end of all hopes of survival and freedom. With startling clarity, you realize the Mind Flayer was telling the truth. If it dies, so do you. Alzati, combatterò con te. No, lascia che il Mind Flayer muoia. Quindi bomba nucleare, tutti morti? Perché effettivamente era strano, cioè ci si provava in tutti i modi di canalizzare la roba, di devi salvare il Mind Flayer. Ma a quanto pare ci siamo salvati. Per ora. Your stomach drops, your chest constricts. Your thoughts begin to splinter. Lo prendo come un game over. Però perché Orpheus proprio? Ah, perché Orpheus è colui che ha liberato i Dietienk dalla schiavitù Mind Flayer e quindi lui sta sfruttando il potere di Orpheus per liberarci dalla schiavitù. Oh. Comunque dalla schiavitù del cervello antico. Che carino, eh? Lo prendo come un game over. Sì, appunto, come un game over. Bene. Ok, quindi ora definitivamente dopo mezz'ora uniamoci alla battaglia. Ok, ma non mi convince il tutto. Sì, ma che sfiga di merda, signori miei, che cazzo. Porco Giuda. 30%, perché 30%? È ancora 30%, eh? Appunto. Ora guarda che andrà totalmente di merda questa partita, ma totalmente di merda. Questa l'ho presa di cattiveria. Ci mancava solo che si stendeva, porca puttana. Ma tu sei stronzo a fare una roba simile. Aia. Ok, è ora di incazzarsi. E andare ad attaccare. Forse riusciamo a steccarlo dal primo colpo. Forse. Forse. Molto forse. Qui sicuramente mi diamo una velocizzata. Lui tanto non subisce danni da fuoco. È fatto di fuoco. Invece sì, li ha subiti pure. Ha avuto pure il coraggio di subirli, seriamente. Dominato, attenzione. Averlo dalla nostra parte è effettivamente molto, molto utile. A parte questo...
colpo d'armatura. 14, 15 e 16. Forse usiamo il virtuosismo di colpirne due alla volta. Ecco. E così almeno ci togliamo subito di mezzo uno. Perfetto. E mi vai anche con giuramento di nemicizia, perché tu sei la più rompicoglioni oggettivamente. Tu invece per la prima volta mi tiri su un... cioè non per la prima volta, mi tiri su un bello zombie. Il bersaglio non può essere rianimato. Oh, andiamo. Fanculo. Guardiani spirituali, andrà da Dio. Come cazzo facciamo ora? Però io vi ripeto, tutto questo si è impappocchiato, si è letteralmente impappocchiato in una maniera assurda. Dall'essere una cosa teoricamente anche abbastanza facile da risolvere, è diventato un puttanaio di dimensioni epocali, letteralmente. Ok. Grazie ragazzi, grazie. Ok. Ma non era dominato. Oddio. Ok. Se ti lancio il tuo stesso cadavere. 72. No, lasciamo perdere. Abbiamo uno svantaggio troppo grande. Perfetto. E per ora ci siamo. Mi vai anche di colpo magico, se riesci, ti prego. Perfetto. Grande. Ti prego, occupatene più un mio piccolo Mind Flayer. Mind Flayer si è buggato. In che senso? Oh, che bestemmia. Devo reiniziare lo scontro, vero? Che palle. Ah no. Fermi, fermi tutti. Fermi, fermi, fermi tutti. Ok, mi vai così. Ok. Perfetto. E mi vai con una bella benedizione di livello 4. Porca puttana, se ci vediamo all'inferno. Ok. E visto che io non sono contento, mi fai anche un salto lì. Così sei anche a portata, hai capito? Mio piccolo rifiuto umano. Giustamente, mi manca tutti e colpisce ora pure Astarion. Mi sembra logico. Mi sembra altamente logico. Ok, tocca a me. Puttana Eva, se ti sfondo le gengive, brutta merda umana. Dai, 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 che ora veramente mi fa incazzare questo scontro. Ormai non so quante volte l'ho già fatto. Ok, passiamo il turno. Una bella punizione iridescente, ce la faccio. Facciamo almeno finta di colpirla. Facciamo almeno finta di colpirla. Oh! Grazie! Grazie, tesoro! È stato pure intelligente perché mi ha curato proprio quello che a me serviva più di tutti. Più o meno. Ok, non abbiamo più molto che possiamo fare. Ma possiamo ancora dargli una bella benedizione, fondamentalmente. Vieni qui, puttanella. Era ora. Però io vorrei curare Astarion prima della morte, magari. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes,
Without me, you would be a slave to the Absolute. Però il problema non è tanto il Mind Flayer. Il punto è che sei l'imperatore. Ho sempre sospettato che fossi un Mind Flayer. No, ma che c'entrava un po' con l'assoluta, sì. Perché mi hai ingannato? It was necessary. Rare are those that would openly consider a partnership with a Mind Flayer. Even those who are on a path of becoming one. I was someone once. Someone just like you. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of Mind Flayers who caught me, changed me into what I am now. Ok, ma quindi non sei nemmeno una cosa. The one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them. Rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stillmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while. Until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. Oh, che simpaticone. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call me Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Lord Gortash era uno degli eletti della colonia. Dovevi proprio mangiare i cervelli di questa è tipo la domanda fuori contesto di quello tipo mi guarda. Seriamente, tra tutto quello che ti ho detto, devi concentrare su quello. Hai intenzione di spiegarmi cosa si cela dietro questa battaglia? We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen. Qui serviva Lazael. Blackith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prism. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Anche tu eri chi è Vaca? Chi è che Blackith voleva morto quando ce l'ha ordinato all'interno del prisma? Tu o Orpheus? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyankis still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power
that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blacketh will be finished. Dicevo, prima che continuavano in 30 modi diversi a interrompermi, come hanno fatto Gortash e gli altri eletti a scoprire l'esistenza del prisma astrale? A very good question. One that I have been unable to answer. That Orpheus lives at all is ruinous to Blacketh. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it, this is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside. And found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Ok, non potremmo uccidere Orpheus. No, dai, no, questo è possibile. Cosa succederebbe se liberassimo Orpheus? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already illithid. A sworn enemy, just like me. Più parlo con te, meno mi sembri un Mind Flayer. Non abbiamo niente in comune, io non sono un Itild e non lo sarò mai. Non è l'unica cosa in cui siamo simili. Tranquillo, ecco. I'm glad you think so. I agree. But there is one thing that you have that I do not. My original body was destroyed when I transformed. Yours continues to limit you. No, col cazzo. I have far surpassed who I ever was before. You too. Should embrace this change. Col cazzo! Cosa te lo fa dire? I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. Ma col cazzo! You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength. The same intelligence, the same devastating beauty. Non proprio bellezza. I can evolve you. Non sei proprio magnifico, ecco. Cosa comporterebbe? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived. Loss. No, passo. Se puoi davvero farmi evolvere, perché non puoi fermare del tutto la ceremorfosi? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you. As I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an illithid. So. Do you wish to evolve or not? Allora credo che lui l'evoluzione non ci fa diventare di fondo un Mind Flayer, però ci sblocca l'ultimo cerchio, che voi vabbè probabilmente non ve lo ricorderete, ma ve lo faccio vedere dopo, di potenziamenti Itild, ok, nel nostro cervello quando apriamo il pannello vicino alla minna. Ma no. Scordatelo. Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with the illithid potential.
How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? Perché il mio punto è liberarmi. It's your nature. You cannot fight it. So embrace it. No. No, 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 smettila, che cazzo fai? Che cazzo è quella roba? But it cannot do so alone. It must commune with another. Sono delle intenzioni del girino. Ok, 21, va tranquillo. The tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved of life, of purpose. It welcomes your probing like a void waiting to be filled. If you let it, it will evolve you, just as the Emperor said. No, non lo farò. Grazie che abbiamo bonus. Cazzo. Andiamo di... ispirazione. Fantastico. Successo critico, vai così. A wave of disappointment. Stronger than any you've ever felt. And then... stillness. You've resisted your... Ecco, appunto, questo era il dramma. Resistere alla potenza IT. You are not ready yet. Keep hold of it then. Until you are. It has enough vitality to further your evolution. And your allies. Perhaps you will be more inclined to try it when you see more of what our enemy can do. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain, and bring it under our control. Ok. Magnifico, ma fino a un certo punto. Onestamente. Perché fino ad ora vi dirò, non è stato per un cazzo bello quello che ci è successo, ma proprio per una minchia bello. La situazione si è molto più complicata di quello che sembrava. Ok, ora che abbiamo il potenziamento, no, a quanto pare non ci vuole parlare minimamente nessuno. Stivali del discinto Kushigo, questa è roba da monaco, che non ci serve minimamente. Nessuna forma. E nessuna forma. Questi invece sono ottimi per entrare in città, già con un bel gruzzoletto di oro. Ok, divoro cervelli, ma guarda, il cervello è troppo lento, quindi a un certo punto non mi serve minimamente nulla. Gitenki morto qui. Invisibilità. Ma dell'accampamento. Astarion è lì morto. Pietra pesante. Pulpo del vuoto. Ah, quelle robe tipo per far esplodere, no? Le robe Gitenki. Frammento d'osso divino. Randello rotto, spada lunga, scudo rotto. Ok, manda l'accampamento, questo lo raccogliamo. Qui dobbiamo usare un'altra bella pergamena da per tirare sui morti. Ok, vieni. Oh, e come che ha fatto male, ragazzo? Chissà se lui era vivo, magari poteva intervenire in qualche maniera nel discorso, anche se non credo avrebbe dato questo grande, importante, fondamentale contributo, onestamente. Ok, involtini, qui tentacoli di Beholder, tutta mercanzia, cioè più che mercanzia, tutto cibo ben accetto. E vi ripeto, la roba è veramente tanto troppo strana. Ma più di tutto, signori, direi che sono cose da rammentarvi che tempo tirano. E ci becchiamo nel prossimo episodio.